Ciao a tutti, oggi parliamo di Harold Pinter, il grande scrittore di teatro inglese, premio Nobel per la letteratura nel 2005. E quando fu consegnato il premio Nobel, Pinter, che era su posizioni politiche estremamente radicali, fece un discorso molto coraggioso. Fondato sul rapporto che c'è fra la menzogna e la verità, dicendo che fondamentalmente l'arte, e in particolare quella del teatro, ovviamente si fonda su una menzogna ambigua, che però ci conduce a verità segrete sull'uomo e sulla vita, e invece il terreno della verità dovrebbe essere quello della politica. Cioè lui diceva che. Chi ha questa responsabilità dovrebbe sempre dirci la verità e naturalmente questo eh, conteneva una forte provocazione da parte sua, perché poi insomma, fondamentalmente sosteneva, eh, e come dargli torto, che invece il luogo della menzogna fosse per eccellenza il luogo dei discorsi della politica al di fuori e al di là di ogni colore. Ehm, io Ebbi l'onore, non dico di conoscere, ma di spiare, sì, Harold Pinter, perché mi trovavo a Londra negli anni Ottanta e chiesi al mio amico regista John Wood, che stava facendo la regia di un testo pinteriano, la collezione, se potevo andare ad assistere alle prove e lui naturalmente mi disse di sì, anche se. Entrare in un teatro inglese durante le prove non è una cosa così, così facile, così semplice, tanto che mi, mi misi in fondo alla sala sperando di non disturbare, ma ebbi un grande colpo di fortuna perché quel giorno era presente alle prove proprio l'autore, proprio Pinter. Fecero una filata di questa collezione. Che cos'è la collezione? Va detto se no non si capisce il senso della storia. Eh, la collezione ci racconta di un ipotetico tradimento mm, avvenuto in un uh, hall di un albergo di Leeds fra un uomo e una donna. La donna è sposata e, e l'uomo, anche lui, è sposato, anche se è sposato con un altro uomo. Ma comunque diciamo che questo quartetto è al centro della commedia pinteriana e tutta la commedia si svolge nell'ansia crescente dei due mariti, diciamo così, dei due traditi, di capire se effettivamente, effettivamente questo tradimento è avvenuto o meno, se queste due creature nel foyer di Liz si sono poi trasferite in una camera da letto dell'albergo o meno all'inizio ammettono poi negano insomma fondamentalmente la commedia è centrata sull'idea che la verità è inconoscibile e che i confini fra verità e menzogna sono così labili da rendere impossibile un discernimento fra le due cose bene <coughs> la commedia si conclude con il marito di lei che torna a casa dopo aver avuto un ennesimo colloquio col potenziale amante e con il marito del potenziale amante torna a casa e dice estelle si chiama estelle la donna allora ho parlato allora, allora la verità è che quella sera Leeds ne avete soltanto parlato di questo possibile tradimento eh, ma non è avvenuto, è vero che è questa la verità, è questa la verità, Estelle, dimmi, è questa la verità. E questa è l'ultima battuta della commedia a cui segue una didascalia estremamente esplicita perché mette in primo piano l'ambiguità della vita, dunque, della verità e della menzogna. In cui dice la didascalia dice. Eh, la luce si stringe lentamente sul volto di Estelle che sorride in modo enigmatico sipario. Vabbè, questo, il senso della commedia è chiaro persino, persino, di, persino di Dascalico nella sua, nella sua chiarezza. Bene, c'è questa prova a cui assisto segretamente, Pinter prende degli appunti, non interrompe mai. Eh, è una, quella che in, in teatro chiamiamo una prova filata, cioè una prova che ogni tanto un regista fa per vedere come, come va avanti il flusso delle cose e alla fine gli attori sono emozionati perché naturalmente c'è l'autore e che è autore in persona lì e lui, gli fanno qualche domanda, lui fa qualche osservazione, spesso di natura molto tecnica. Pinter peraltro oltre a essere lo straordinario drammaturgo che era era anche un attore eccellente, lo si può vedere in alcuni film, eh, un attore di teatro, di cinema e anche un eccellente regista di teatro, oltre che sceneggiatore di film, insomma, di, insomma un, una grande figura del, del secondo novecento. E poi Gemma Jones, che faceva la parte di Estella, ha il coraggio di fare una domanda, secondo lei, decisiva? E con una certa timidezza, Gemma Jones, che qualcuno può ricordare come la protagonista dei diavoli di Ken Russell, all'epoca una deliziosa ragazza. E quando faceva la collezione una bellissima giovane donna, fa la domanda, secondo lei, decisiva? Dice: Io capisco benissimo, Harold, che il senso della commedia è nell'ambiguità e che non si deve comprendere dove stia la verità e dove stia la bugia, dove stia la... ma io però sono un'attrice, io faccio il personaggio di Estelle, quindi dal punto di vista psicologico io devo sapere quando, quando dico che, 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 che questo tradimento non è avvenuto, perché fondamentalmente Estelle per tutta la commedia dice che non è avvenuto, io devo sapere se invece è avvenuto o no. Perché, se è avvenuto, sto dicendo una bugia e se invece non è avvenuto, sto dicendo la verità. Tu capisci che <ride> per me è fondamentale questo. Pinter fece una lunga pausa e disse: Sì, capisco, certo, certo, certo. E poi ci, ci regalò una battuta folgorante a noi che eravamo lì presenti e disse: Senti, fai una cosa, una sera recita che l'hai fatto e la sera dopo che non l'hai fatto ecco questo al di là del, del, della straordinaria ironia che contiene è, è, è anche qualcosa di più profondo nel senso che eh, Pinter dice dice eh, Intanto mette una pietra tombale su tutte le teorie psicologiche del lavoro dell'attore, la riviviscenza, i dialoghi con il personaggio, eccetera. Dice, ma insomma, no, un attore non si deve occupare di queste cose. Secondariamente dice una cosa profonda, perché aggiunse. Ti accorgerai facendo una sera una cosa, una sera l'altra, che non ci sarà differenza nel, nel modo in cui resti le battute. Quando dirai la verità sembrerà una menzogna, quando dirai una menzogna sembrerai la verità. E questo è il senso del teatro, e questo è il senso dell'arte. E... beh, magnifico, magnifico, una grande fortuna averlo, averlo spiato quel giorno. Ciao a tutti.